Da te che sei sempre attenta nel dire le cose, me lo potevi dire in faccia invece di dirmi sempre delle cose carine qui, no? Potevi dirmelo, hai avuto 50 giorni per dirmi queste cose, Guarda, perché mi hai detto Elisabetta, sempre le cose devo diverse? dire che la Senti, mia. soltanto, scusami, finisco Sì, in due. certo. Ti sei tanto offesa del commento di Matilde e queste tue dichiarazioni sono molto forti, quindi perché hai avuto 50 giorni? Mi hai voluta anche nel cucurio con te, perché non me le hai dette in faccia queste cose? Sono cose molto pesanti, potevi dirmelo, però come al solito tu non parlavi mai, dormivi fino a Luna e facevi le tue cose, Gwenda. Dai, su. Va Guarda bene, adesso puoi Elisabetta, anche io rispondere. penso che tu sei sempre in realtà carina con tutti i componenti della casa, ma È un problema. nella tua ricerca ossessiva di essere carina, gentile, sempre perfetta, sempre al posto Sì, giusto, io penso non esca fuori la tua vera umanità e la tua vera natura, che tutto mi può secondo dire me perché è io sono molto umana, diversa. guarda. Io penso che Lo tu ti penso debba anch'io di te. spettinare un pochino, ma non i capelli, Pettino io. l'anima. E ricordati Sì, che anche hai nel cadere, nel mostrarci imperfette, siamo Sì. belle lo stesso e sei Hai bella avuto anche tu, 50 giorni, Elisabetta. 50 giorni hai detto tutt'altro su di me. Questa cosa mi fa molto pensare. Hai avuto la possibilità di guardarmi in faccia, di guardarmi negli occhi, Guarda, di ti ho dirmi quello che studiato pensavo molto, e hai mi detto che chiedo io sono il motivo. uscita La domanda perché ho mi viene preso in giro le spontanea. persone Perché non e lo hai soprattutto ho fatto studiato mai? le tue ultime Perché non lo hai reazioni fatto mai? nell'ultima Neanche parlando puntata e non della mi mia sono mamma piaciute l'ultima per volta. niente, Ma dai, Gwenda, Elisabetta. sei finta com'è, va bene.